Ciao Daniel. Mi era venuta fame mentre aspettavo, mi sono servito con dei fagioli, spero non ti importi. Rorschach? Voglio dire, no, affatto, non mi dispiace. Allora, è da un sacco di tempo che non ci si vede. Dimmi un po', come stai? Fuori di prigione, per ora. Dai un'occhiata a questo. Che cos'è? Questa macchiolina è succo di fagioli o... Esatto, succo di fagioli umani. La spilla apparteneva al comico, il sangue pure. È morto. Morto? Cosa? Stai parlando di quel comico? Investigato su un omicidio di routine, nome della vittima Edward Blake. Trovato il costume nel guardaroba di Blake. Sembra che fosse lui il comico. Qualcuno l'ha buttato giù dalla finestra. Qualcuno? Senti, forse sarebbe meglio parlarne giù, nel mio laboratorio. Mi sento un po' esposto quassù. E giù, da questa parte. Non vieni qua giù da un bel po', eh? Neanche tu, un sacco di polvere. Beh, sai, ogni tanto vengo qui e mi siedo per un po', ma non sembra avere molto senso da quando mi sono ritirato. Senti, riguardo al comico... Potrebbe essersi trattato di una semplice rapina o qualcosa del genere. Forse l'assassino non sapeva chi fosse Blake. Un comune ladro che uccide il comico. Ridicolo. In effetti non è molto probabile. Ho sentito dire che lavorava per il governo fin dal 77 per rovesciare repubbliche marxiste in Sud America. Forse è stato un omicidio politico. Forse. O forse qualcuno sta eliminando i supereroi in costume uno ad uno. Come se la passa ultimamente il tuo amico, Hollis Mason? Hollis? Cosa c'entra Hollis? Erano entrambi Minutemen quando Blake aveva 16 anni e Mason era il primo Night Owl. Quel libro che Mason scrisse diceva cose molto brutte sul comico. Rorschach, non mi piace cosa stai insinuando. Non è un'insinuazione, una semplice osservazione. Comunque ho pensato di dirtelo in caso qualcuno stesse eliminando supereroi mascherati. Ora devo andare, ho cose da fare. Sì, bene. Il tunnel conduce in un magazzino due isolati a nord. Sì, me ne ricordo. Ero solito venire qui spesso in passato, quando eravamo soci. Sì, certo. Erano bei tempi, Rorschach. Bei tempi. Poi cos'è successo? Hai mollato.